L'aspetto diciamo tecnico e di legge, perché sembra di capire che poi in realtà sono in particolare le nomine dei telegiornali della RAI che sono, come dire, non so quale spazio di autonomia reale ci sia per l'amministratore delegato se poi c'è il CDA così formato che è vincolante. Insomma, questa legge appunto poi è una riforma del governo Renzi, ma non si riesce a trovare, come dire, un modello di governo della RAI che sia sganciato dalla politica. C'è questo tema, come dire, istituzionale di fondo? Premetto che condivido le lucidissime diagnosi fatte da Massimo Franco e da Marco da Milano. Faccio una considerazione di fondo che è questa. Mi sembra una contraddizione quella di forze politiche che hanno sempre minore presa nel paese, nel senso che i loro iscritti e il loro elettorato tende sempre di più a ridursi nella storia e che alzano la voce. Con quella rappresentazione che abbiamo visto e che lei ci ha fatto rivedere di un leader di un partito che sente il bisogno di parlare avendo alle spalle un forte schieramento del Soviet supremo di quel partito. Ecco, io vedo questa contraddizione, diciamo, nella vicenda attuale e sulla quale, come lei sa, si sono sprecati fiumi di inchiostro, diciamo, sotto il profilo di come evitare la lottizzazione. Sono state sperimentate quasi tutte le soluzioni e non possiamo naturalmente ricordarle qui. Certo è un fatto negativo, ho letto anche il commento di stamattina di Piero Celli sul Foglio, che è schierato, diciamo, con un atteggiamento più critico per le scelte che sono state fatte, ma diciamo certamente sul breve periodo non riusciamo ad uscirne. Quindi critico per le perché appunto è una questione di potere, ma questo vale anche per le altre nomine della RAI, Massimo